Ecco, succede che quando utilizziamo tanto delle borse che ci piacciono, il tempo e l'usura può far sì che vi siano dei problemi proprio negli angoli o dove la borsa si appoggia più spesso. E spesso ci dispiace anche mettere da parte la borsa perché ci piace veramente e comunque vorremmo finire la stagione. Ci sono delle soluzioni che ci permettono, insomma, di fare qualcosa e di portarla per un altro po' di tempo. Adesso vi mostro come. E quello di cui abbiamo bisogno è scotch di carta e smalto per unghie. Lo smalto per unghie va scelto in base alla tonalità della borsa. La borsa che dobbiamo fare oggi ha una tonalità di rosa acceso con una sfumatura aranciata. Allora ho preso uno smalto di un'intensità di rosa abbastanza quasi fluo e una tonalità di smalto per unghie arancio. Naturalmente l'arancio non sarebbe bastato da solo perché sarebbe apparso solamente quest'ultimo colore. Quindi procediamo come segue. Io ho già preparato qui una parte, vedete, profilando con lo scotch di carta l'angolo che devo andare a sistemare. Vado a profilare anche l'altro, in modo da non sbavare troppo, ecco, anche poi se poi sbava un po' non importa perché verrà fuori un colore abbastanza simile. L'importante è però non avere cioè avere un margine ben protetto su cui lavorare. Andiamo a mettere prima lo smalto rosa. Cerchiamo, ecco, di dare delle mani abbastanza piene. Quindi non diluiamo e non tiriamo tanto lo smalto, ma lasciamo appunto riempire anche la porosità perché è una pelle che poi nella spellatura diventa porosa e lasciamo asciugare la prima mano. Ecco, diamo la seconda mano. Ci vogliono da 3 a 4 mani del colore di base, anche a seconda del grado di usura della parte che vogliamo andare a ricoprire. Cerchiamo di farlo bene anche dentro nelle fessure, insomma, casomai si possono sempre fare dei ritocchi e soprattutto dare il colore in più sensi, in tutti i sensi, cioè in 2 sensi di verticale, da sopra a sotto, da destra a sinistra, in modo da andare a riempire i pori, perché comunque se è usurata la pelle è irregolare, la superficie è irregolare. Ecco, adesso abbiamo dato la seconda mano, lasciamo asciugare. Il colore comincia a diventare più intenso dopo la seconda mano e diamo la terza. Soprattutto, vedete, si riempie sempre di più la superficie, la parte irregolare della superficie. Ovviamente questa è una borsa lucida e quindi io ho scelto dello smalto lucido, ovviamente. Controllo se c'è anche qualche altra parte che magari mi sfugge, mi sembra di no. Cerco di sfumare dove poi invece la spillatura non c'è più. Ecco, e poi passeremo all'arancio, quindi per il momento la terza mano di rosa è fatta. Nel frattempo abbiamo sistemato anche il nastro adesivo intorno all'altro angolo e passiamo, qui ce n'era un po' di più di ricoprire. Proprio i pezzettini, i puntini qua e là e poi diamo la prima mano qui, la sbucciatura, andiamo abbondante. Ok, aspettiamo. Ecco, adesso diamo l'ultima mano, praticamente quella arancione.
Cerchiamo di stenderla bene, vedete che comunque conferisce una tonalità molto simile a quella della borsa. Cerchiamo di sfumarla alla fine, abbondante anche questa, sfumata sempre alla fine, e lasciamo asciugare. Adesso proviamo a togliere il nastro adesivo. Ecco, ho tolto i pezzi di nastro adesivo che avevo messo, tutti e quattro gli angoli, e per finire do comunque una lucidata perché viene meglio il resto della borsa, insomma, è una lucidata a tutto. Perfetta.